Mister, mister, ci prendiamo di buono il risultato, possiamo dire. Primo tempo, buona prestazione, sempre il problema di non riuscire a finalizzare quello che si produce. Secondo tempo col 3-5-2, posso dire un po' così così, almeno da quello che abbiamo visto noi. Gli uomini sono sempre gli stessi in campo e quindi anche quando cambi modulo non puoi prendere quattro situazioni su palla libera. Senza allenatore quella roba non la devi prendere, con un mezzo allenatore ne prendi una anziché quattro. E quindi dobbiamo lavorare. Sono felice perché abbiamo vinto il derby, sono felice per i tifosi e poi dobbiamo lavorare. Maria Di Capo. Mister, possiamo dire oggi una buona prestazione anche in attacco, è mancato il gol, però si è arrivato spesso sotto porta, si è tirato forse come non prima in campionato. C'è stato un ottimo apporto degli attaccanti, manca ancora qualcosa, chiaramente manca il gol, però sono arrivati tre punti e quando Pandolfi riesce ad essere così incisivo e decisivo, in genere la Juve sta, come è successo nelle prime sei giornate, porta a casa punti importanti, è successo anche l'ultima volta fuori casa che si è vinto, è successo oggi. Poteva succedere anche in altre partite dove abbiamo pareggiato, dove anche abbiamo perso. E noi bisogna analizzare bene la situazione. Se non ci arriviamo perché magari non vediamo, se non ci arrivi perché magari sbagli la scelta, se ci arrivi nell'ultimo passaggio facciamo fatica e quindi perdiamo il timing, non so se si dice così, e quella cosa là dobbiamo vedere, che oggi siamo arrivati tante e tante volte, per l'ennesima volta, e non la buttiamo dentro e dobbiamo lavorare. Sono un po' arrabbiato, perché nonostante eravamo con centimetri abbastanza alti dietro, abbiamo preso 4-5 situazioni con palla dritta per dritta. Consentitemi, mia figlia le legge e mi dispiace questa cosa qua, perché noi lavoriamo, che è la stessa cosa del gol preso col Foggia all'88esimo, preso col Taranto, solo che guarda solo il risultato. E quindi quella roba dove noi lavoriamo non possiamo darla gratis su 3-4 palle messe con giocatori alti. Quindi così è il discorso, dobbiamo lavorare, bisogna fare più attenzione e bisogna che quando la partita sale di ritmo anche i miei giocatori devono salire di ritmo, anche se magari nelle corde, nelle caratteristiche non hanno quella roba là, ma hanno altre peculiarità e altre cose importanti. Luigi Esposito, tutto mercatore. Sì, allora mister, buonasera Luigi. Allora, io ho visto una buona squadra, la verità, parlo sino col presidente Mancera, contento, gli ho detto, ma questa squadra manca sotto in zona gol, no? Manca il difensore che mette la palla dentro. Ma come mai questa evoluzione rispetto all'inizio? Inizio campionato e quest'anno addirittura era nelle zone alte, era classifica. Cosa è successo a questa squadra, mister? Ma no, guarda che ancora due punti ti fanno stare quinti, quarto. Però, lei ha visto la partita con Napoli? Com'è? La partita amichevole con Napoli? No. Perché era finta quella partita? No, quella partita ha fatto dire che dovevamo andare tra le prime quattro in Champions League. Era una battuta, era finta quella partita. E allora sai, quella partita dice... anche... Aspettavamo qualcosa in più, cioè questa Juve Stabia feci... Dobbiamo lavorare sulla rifinitura. È un po' forse di vertigine allora questa squadra, perché quando è da su un po' si ferma, è più bello. Quella è molto questa impressione, questa squadra intanto un po' saccente a volte, no? Dobbiamo lavorare, siamo un gruppo nuovo. Bisogna lavorare, però qual è la soluzione? Ha trovato la soluzione? Dobbiamo lavorare. Va bene. Daniela Salato. Buonasera mister. Buonasera. Applausi della curva dopo le ultime prestazioni dove abbiamo sentito anche dei fischi, le stanno dando sempre più la convinzione che il tempo, il calciatore che lei avrebbe voluto in campo si sta avvicinando alla sua rosa? Allora Daniela, se avessimo vinto col Foggia i rigori c'erano i fischi o gli applausi? C'erano gli applausi. Abbiamo perso, c'erano i fischi. Noi quando perdiamo prendiamo i fischi e quando vinciamo prendiamo gli applausi. E quindi dobbiamo lavorare. Ultima, Natale Giusti. Buonasera, buonasera Natale. Volevo chiederle come nasce la scelta dei 5
5 under dal primo minuto, in particolare le prove di Carbone e Giuseppe D'Agostino mi sono sembrati tra i migliori oggi, e in generale tutti e 5 gli under che hanno giocato. Tutti hanno dato un apporto a questa squadra, quindi 5, ne ho 12 e infatti gioca 5, delle volte possono giocare anche 7, delle volte no, non posso dire, non può giocare nessuno, nel senso che noi, e quindi potevano giocare anche 6, quindi oggi c'è Cinaglia che ha stretto i denti, che c'è un problema, che si porta, quindi io questi ragazzi li devo solo ringraziare, perché danno l'apporto massimale. Poi se fa qualche errore, poi qualche lettura sbagliata che ti porta a dire poi che magari non sei sempre continuo, qualche errore tecnico, ma ci sta. Quando prima lo capiamo tutti, meglio stiamo nella situazione di battaglia, anche nella non vittoria, non uso l'altra parola, nella non vittoria. Quando se non lo si capisce, magari si va sempre dietro a trovare il colpevole. Qua colpevoli non ci sono, o meglio, c'è uno e si chiama Leoculucci, eventualmente. Poi per il resto dobbiamo lavorare, noi non so perché si è creata una situazione, non lo capisco perché, e quindi io vi dimostro che anche nella vittoria sono coerente ed equilibrato. Grazie.